Roma, Palazzo Giustiniani, antica residenza patrizia nel cuore della città rinascimentale, oggi sede di rappresentanza del Senato. Inizia da qui il nostro breve viaggio nella storia della sanità italiana. È proprio in questo storico edificio, infatti, che il 27 dicembre del 1947 vengono gettate le basi culturali e politiche di quell'assistenza sanitaria universale che ancora oggi è motivo di orgoglio per il nostro Paese. Nella Costituzione elaborata dall'Assemblea Costituente, firmata quel giorno dal Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, prima dell'entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, si stabilisce infatti all'articolo 32 che la Repubblica Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti. Con l'articolo 32 della Costituzione è stato riconosciuto a tutti i cittadini italiani il diritto alla salute. Per la prima volta si tratta di un diritto, cioè di una pretesa, di una prerogativa da parte del cittadino insopprimibile. E questo anche ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, che prevede la nostra Repubblica fondata sui diritti inviolabili, tra cui anche quello della salute. Un diritto che è uguale per tutti i cittadini, come prevede l'articolo 3 della Costituzione, che dice che non ci devono essere differenze di razza, di sesso, di religione, di lingua o di opinione. Il medico in questo senso rappresenta il tutore della salute, colui che garantisce il diritto alla salute, un diritto che nelle costituzioni liberali era considerato un dovere da parte della società, da parte dello Stato, un atto caritatevole. Nella nostra Costituzione invece diventa un diritto essenziale del cittadino. Nonostante la solenne affermazione del principio generale, però il percorso per dare concreta attuazione al dettato costituzionale sarà lungo e faticoso. Soltanto 10 anni dopo, il 13 marzo del 1958, si dà vita al Ministero della Sanità col compito di provvedere alla tutela della salute pubblica. In particolare, si precisa nella legge istitutiva, il Ministero deve sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome e dagli enti pubblici, provvedendo anche al loro coordinamento per adeguarne l'organizzazione e l'efficienza alle esigenze della salute pubblica. Si tratta di un primo ma significativo passo avanti se si considera che fino a quel momento le funzioni e gli istituti assistenziali erano suddivisi tra 13 organismi con compiti di gestione e di vigilanza, di finanziamento e di controllo, in presenza di un sistema mutualistico che si era esteso a dismisura, con un intreccio fittissimo di istituti ed enti nazionali e locali. Mentre la rete ospedaliera comprendeva 2.444 enti con più di 400.000 posti letto e oltre 4 milioni di degenti ogni anno. Un sistema, quello delle mutue, ereditato dalle antiche società di mutuo soccorso, ricondotte sotto il controllo pubblico dal regime fascista. Signora, come funziona la sua mutua? Malissimo. Ma perché? Perché non rimborsa tutti i soldi quando la gente è malata? Io porto la scarpa ortopedica, la pago 28.000 lire e me ne rimborsano 2. Insomma, soddisfatta sì, ma insomma, le medicine che le mi danno per pressione, insomma, me le passino. E mi passano pure, insomma, le iniezioni. Ma se costano di più le iniezioni, mi bisogna che faccia la differenza. Quella fornita dalla cosiddetta cassa mutua era una protezione commisurata ai contributi versati e alla posizione ricoperta nel mercato del lavoro. La sanità così impostata prevedeva dunque non solo una copertura parziale della popolazione, soltanto lavoratori e familiari a carico, ma anche forti sperequazioni tra i beneficiari, in quanto le quote contributive versate alle assicurazioni variavano in base al tipo di lavoro svolto ed in questo modo si aveva accesso a diversi livelli qualitativi di assistenza. Le mutue spendono laddove le persone lavorano, sono iscritte, perciò le aree a più alta disoccupazione
dove le persone sono anche in una situazione economica di maggior disagio, hanno avuto meno prestazioni sanitarie di quelle appunto delle regioni dove la disoccupazione è meno presente. Quali rimedi proponete per il futuro? Il rimedio di riequilibrare la spesa è all'interno della programmazione sanitaria. Dobbiamo spendere in misura uguale per tutti i cittadini, dobbiamo spendere meglio. Uno dei paradossi che si veniva a creare era, per esempio, che i soggetti più vulnerabili e maggiormente esposti a malattie e rischi sociali, come disoccupati e lavoratori a basso reddito e i loro familiari, avevano possibilità ridotte di accedere a cure ed assistenza adeguate. Da qui il generale malcontento diffuso soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione. Se avete bisogno di specialisti. Dove andiamo? Bisogna andare sempre a pagamento perché a muro non c'è nessuno. E qua andiamo avanti che Poi sì, non buttate pochi dei soldi. 600.000 lire per curarmi. Bisogna andare sempre a ricasco ed andare a pagamento perché non ci stanno specialisti. Ogni volta giù gli danno appuntamento una settimana per l'altra. Prima l'asta ogni 15 giorni. Io sono andata giovedì per l'analisi, fra 15 giorni. Se io ho una malattia che mi cammina dovrei morire. Tutta la certificazione pesa sulle nostre spalle e tutto quello che l'assistenza dei pazienti di ogni genere e tipo. E noi, io l'ho ripetuto più volte, che i nostri ambulatori più che ambulatori sono diventati degli ultimi confessionali laici dove i nostri pazienti vengono a portare tutto quello che è il contrasto che nasce dall'impatto con una società che li respinge e che crea fatti morbosi che poi non sono fatti morbosi organici. Nonostante le proteste, però, il sistema mutualistico va avanti per altri 20 anni, anche se l'esigenza di dare piena attuazione al principio costituzionale di un'assistenza sanitaria di tipo universalistico si fa sempre più pressante. E sono proprio i medici a spingere le forze politiche verso quella riforma che appare ormai non più rinviabile, nonostante le resistenze di settori importanti dell'industria farmaceutica, della sanità privata e dei vecchi enti mutualistici. È una generazione difficile la nostra, che porta dietro di sé certamente tutti i danni del passato, ma io credo veramente nel dover dare al cittadino una nuova medicina, un nuovo tipo di medico. Non stiamo chiedendo potere, stiamo chiedendo di poter essere chiamati a consigliare tecnicamente, non nel gestire, perché questo spetta al popolo italiano attraverso i suoi istituti democratici. La situazione era di un clima politico in cui c'era una forte discussione sulla sanità, non soltanto da un punto di vista economico, le celebri casse mutue non riuscivano più a gestire gli ospedali perché gli ospedali erano enti a sé stanti, non collegati con le allora grandi mutue che assistevano i cittadini. Ma più che altro c'era un clima culturale, volevamo dare una migliore assistenza ai cittadini ed era possibile farla, c'era una grande frammentazione degli interventi e allora io facevo parte, giovane medico, di un gruppo molto vasto di giovani, anche con alcuni medici più anziani, che ci diede molto da fare perché ricordiamo era l'epoca del medico della mutua di Alberto Sordi e questo non ci piaceva affatto e direi che dopo 10 anni o 15 di una discussione estremamente serrata, si arrivò a una legge che cambiava radicalmente la modalità di assistere i cittadini, unificando la prevenzione con la cura, gli ospedali, il territorio, in modo da veramente garantire quella tutela della salute che la Costituzione aveva promesso e che non era stata attuata. Già nel 1968 ci fu la modifica della legge ospedaliera, che era un tassello parziale rispetto all'intero sistema del Servizio Sanitario Nazionale, che fu completata con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che è del 1978, all'interno della quale fu trasferito il principio costituzionale, cioè che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, in uno strumento operativo, quale appunto il disegno di legge del Servizio Sanitario Nazionale. Il cammino parlamentare della riforma non è agevole, ma alla fine il testo della legge 833 giunge all'esame dell'Aula della Camera che il 23 dicembre del 1978 approva definitivamente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
La legge, controfirmata dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti e dal ministro della Sanità Tina Anselmi, viene immediatamente promulgata dal presidente della Repubblica Sandro Pertini, aprendo in un periodo di profondi cambiamenti una fase del tutto nuova e indubbiamente avanzata nella vita della società italiana. Il primo contatto, quello che ancora oggi è con il medico della mutua, il cittadino lo avrà con il distretto, la minima unità territoriale di base che assisterà 5.000 o 10.000 cittadini. Il distretto ha al suo vertice l'unità sanitaria locale, l'organismo fondamentale che dovrà gestire la medicina del territorio. L'unità sanitaria locale avrà funzioni amministrative, ed ecco allora la SAUB, la struttura amministrativa unificata di base, e funzioni sanitarie attraverso le strutture del territorio, primo fra tutti l'ospedale, poi via via gli ambulatori specialistici, i consultori familiari e il medico di famiglia, anche se al Ministero della Sanità spetterà sempre il coordinamento legislativo e la politica sanitaria verrà svolta dal Consiglio Sanitario Nazionale, cui si affianca per la parte scientifica l'Istituto Superiore di Sanità. Il vero potere legislativo e amministrativo sarà gestito dalle regioni e per le regioni anche dai comuni o da consorzi di comuni. Insomma, se una volta l'assistenza medica era garantita soltanto al lavoratore attraverso il sistema delle mutue, oggi finalmente la tutela della salute viene assicurata a tutti i cittadini per il semplice fatto di essere tali. La riforma sanitaria ha portato grandi risultati in termini di salute, di miglioramento della salute. Vorrei ricordare a tutti che noi siamo, nonostante tutte le critiche che facciamo al nostro servizio, uno dei paesi migliori del mondo, sia per lunghezza della vita, aspettativa di vita, sia per mortalità infantile, per parto. Siamo veramente al top. Possiamo criticare il servizio quanto vogliamo e ci sono motivi di critica, ma in realtà la verità è questa, che i cittadini hanno una garanzia della tutela della salute che attua veramente il dettato della celebre Costituzione della Repubblica. La riforma ha raggiunto gli obiettivi di carattere generale, perché nel nostro paese esiste una buona sanità, quindi questo è merito di quel principio. Oggi c'è necessità proprio per mantenerla e per potenziarla, io dico per rilanciare il valore della professione e la medicina clinica, evidentemente di apportare quelle modifiche, non farsi travolgere dalla tecnologia, e quello che va valorizzato in un'epoca anche in cui la tecnologia rischia di farla da padrone, il rapporto umano con il paziente. La legge 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha istituito cioè il sistema per garantire l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce il diritto alla salute a tutti i cittadini italiani. Prima della 833 il diritto non c'era, perché ognuno era garantito in ragione della propria contribuzione. Il lavoratore contribuiva alle casse mutue e attraverso il livello di contribuzione otteneva diversi tipi di prestazioni. Con la 833 invece tutti i cittadini hanno uguali diritti, uguali prestazioni, uguale diritto alla salute. Questo è il passaggio fondamentale e i medici all'interno di questo sistema hanno garantito con la loro indipendenza, con la loro autonomia, questo diritto. Abbiamo superato quelle disuguaglianze fra i ceti sociali, ma altre disuguaglianze sono nate. Sono nate le disuguaglianze tra le regioni. Chi vive al sud ha un'aspettativa di vita inferiore a chi vive nel nord Italia, o chi vive al centro della città ha diverse tutele rispetto a chi vive in periferia. I laureati hanno un'aspettativa maggiore rispetto a chi ha un livello di istruzione più basso, così come i poveri hanno oggi maggiori malattie croniche. Bisogna finanziare il sistema sanitario nazionale. Questo livello di finanziamento non garantisce oggi il superamento di queste disuguaglianze. Siamo agli ultimi posti in Europa per finanziamento.
Questo determina molto spesso difficoltà nell'erogazione dei servizi, genera violenza contro gli operatori. Bisogna oggi fare un grande sforzo per mettere insieme tutte le regioni in un patto di solidarietà che garantisca a tutti i cittadini di avere le stesse prestazioni, gli stessi diritti, le stesse aspettative, gli stessi indicatori di salute. Il diritto alla salute è anche il diritto all'uguaglianza. We'll be right back.